E le soluzioni passano necessariamente per una serie di provvedimenti da assumere nei confronti dei detenuti. È inutile continuare a tenere nello stesso luogo, magari nello stesso posto, nelle stesse camere di detenzione detenuti che sono stati già sono stati già responsabili di violenze, ma pare che l'amministrazione da questo punto di vista non ci senta. Poi non vorrei che ci siano altri interessi in ballo a cui non mi riferisco, ma che ritengo impliciti. Cioè che faccia comodo che poi questa situazione permanga. Il problema è che chi ci rimette è la polizia penitenziaria. Polizia penitenziaria che subisce gli incidenti o gli eventi critici e poi a sua volta risponde con l'unico strumento che molto spesso ha, che è quello della malattia, della convalescenza, e appunto dell'assenza dal servizio che è diventato troppo gravoso. Oppure la polizia penitenziaria che subisce in ragione di questa situazione le conseguenze anche dal punto di vista penale, perché capite anche questo. Smentiamo quello che dice il sottosegretario Delmastro di 7.000 unità in più, in realtà ne mancano all'appello dal 2021 oltre 1.700, quindi il personale in meno, e poi si piange perché magari ci sono i suicidi quando il personale manca, oppure quello che c'è è sottoposto a turni lavorativi anche di 10 e più ore, oppure ancora si negano i riposi settimanali. Ovvero tutta la serie dei diritti lavorativi che sono sanciti a partire dall'articolo 36 della Costituzione in favore di tutti i lavoratori, ma nei confronti dei poliziotti penitenziari, come se fossero, diciamo, di per sé privilegiati, non vengono riconosciuti o vengono negati. Il carcere di Avellino è il classico esempio di un istituto abbandonato completamente a se stesso, in cui l'amministrazione penitenziaria non è riuscita a trovare soluzioni adeguate e in cui la fanno da padroni le gangue criminali. Questa è la situazione. Però chi ne paga le conseguenze è la polizia penitenziaria in primo luogo. Poi chiaramente le pagheranno anche i cittadini, perché si dimentica che i detenuti prima o poi usciranno dal carcere. Questo l'abbiamo detto un sacco di volte. Pochi sono i detenuti che non escono. Gli altri escono, e siccome questo è un carcere criminogeno, meglio sarebbe non metterci del tutto i detenuti, ovvero differenziarli in misura tale che nel carcere, in determinati carceri, vanno soltanto i detenuti che magari hanno più recidive, sono responsabili di reati, invece di fare tutti insieme appassionatamente, quindi il poveraccio che magari è anche disponibile a pagare il proprio debito nei confronti della giustizia è invece il criminale incallito. Da tempo che denunciamo una criticità della casa circondaria di Avellino, ancora una volta abbiamo deciso di far scendere da Roma il segretario generale per fare un po' il punto della situazione. Una situazione a dir poco allarmante, perché c'è una carenza organica oggettiva. Lo stesso segretario Delmastro riportava i dati della pianta organica dell'istituto di Avellino. 297, però dimenticava che da questi 297 bisogna sottrarre uomini impiegati in altri servizi, parliamo di 40 unità nel nucleo operativo delle traduzioni, parliamo di 27 unità della ICAM di Lauro, che è divenuta sezione distaccata della casa circondariale di Avellino, parliamo dei 6 cinofili. Per non dimenticare poi che a questi vanno aggiunti circa 40 unità alla competenza della CMO per stabilire la loro idoneità o meno al servizio. C'è stata questa fuga, chiamiamola così, perché i diritti soggettivi non sono stati garantiti, i turni di servizio che sono arrivati anche a 24 ore continuative dalle 6 ore legali, che hanno spinto il personale ad avere questo calo psicofisico.